Amici di Formula Italian Team, buonasera! Una settimana di pausa per i campionati, ma non una settimana di pausa per la nostra comunità che ieri sera è stata impegnata con Raimann, Nicola 46 e Di Legge nella seconda gara di Formula Europe e che stasera vede scendere in pista volti nuovi e volti un po' meno nuovi, ma che quest'anno non sono comunque nei campionati ufficiali. È il tempo della Formula Open sul circuito di Spa-Francorchamps, quando manca poco più di 9 minuti al termine della sessione, siamo a metà della sessione di qualifica, ma prima di andare più avanti di così in questa sessione passiamo ovviamente alle presentazioni. Di fianco a me, regia e cabina di commento a cura di Andrea Longagnani. Buonasera a tutti! Sembravi un po' Maccio Capatonda in questa cosa. Buonasera a tutti, uguale. In direzione gara, Andrea Badolato, stanza dei bottoni. Ciao, ciao Luca, buonasera ragazzi. E allora, poco meno ora di 8 minuti al termine, 8:45, Real Brown, prima posizione, primo 42 secondi, 123 millesimi, 4 decimi di vantaggio su Matteo Profilo, anche lui un nuovo ingresso insieme a Scarso Nico e Jack 93, che insomma impareremo a conoscere, impareremo a conoscere meglio nella gara di oggi. Poi ci sono Brian Kaiser Massi, vecchia conoscenza in Pro League, stagione 2018, anzi 2019, se non ricordo male. Poi Quonno Scuderia, Scarso Nico, Filippo Peppe Alonso, anche lui vecchia conoscenza Fit, Jack 93, Hiroshi. Beh, è inutile fare ulteriori presentazioni. Miche 1705. Insomma, un pilota che certo non va piano, lo aspettiamo presto in pista, mentre ora va a segnare un tempo cronometrato anche Evil Fire, che si mette in quinta posizione, un primo 43 secondi, 354 millesimi, mentre vediamo chi si sta migliorando. Evil Fire, che però sta andando piano con la sua McLaren, dietro di sé c'è la Force India di Brown, che è attualmente il poleman. Tempo in questo momento per Hiroshi segnato con gomme medie, se non vado errato. Sì, gomma media per lui 1,49, 42,9. E quindi un Hiroshi, Andrea, che strategicamente ha l'intenzione di andare a provare qualcosa di diverso, anche perché strategia gomme sia al 100 che al 50 su questa tipologia di tracciato quasi obbligata, perché soft e media rendono in ottimo modo. Ma certo, ovviamente qui l'usura delle gomme non è tanto elevata, lo sappiamo, ormai Spa possiamo chiamarla il tempio della Formula 1 oltre a Monza, quindi è ben conosciuta da tutti i piloti e sarà un ottimo test per le nuove facce perché mette a dura prova la tecnica. Oh, attenzione, piove! Sì, piove. Sì, Ah, piove, incredibile. piove, Nel terzo piove. settore piove. No, è iniziato a piovere anche nel primo settore dal monitor di servizio, era sulla Alfa Romeo di Brian, e anche sulla sua vettura si iniziano a vedere delle gocce di pioggia, quindi attenzione perché potremmo avere delle sorprese, il che mi fa capire perché Hiroshi è uscito così presto con la media. Solitamente spesso un pilota che vuole qualificarsi con uno step di gomma più dura esce negli ultimi minuti della sessione per cercare di trovare il maggior grip della pista. Ecco perché invece Hiroshi è sceso in pista stranamente già quasi nella prima metà di sessione. Io non vorrei dire, ma a questo punto Miche, che tu l'hai definito un pilota che non va piano, è Non è una. parte ultimo, aia. Oddio, Servirebbe un giro alla Leclerc Brasile 2018. Vediamo se Brown la si vedo migliora. dura. Dura. Brown, primo settore, non male. È praticamente un tempo in linea con se stesso, 11 millesimi. Peppe Alonso intanto si mette secondo, 42-3. Forse c'è ancora una piccola finestra per fare ancora un buon tempo. Vediamo Miche, sta arrivando alla fotocellula del T1. Vediamo, primo settore, 30-0, non è un super tempo, eh? Buono, ma non eccezionale. Dovremmo andare a cercarci i T1 che hanno fatto Real Brown o Pepe Alonso, ma mi sembra abbastanza alto, non da 42-1, ecco.
Brown, piano, il secondo settore secondo me sta piovendo molto di più, e infatti sì, è molto lento nel settore centrale Brown. Si vede anche dall'onboard di Mike come la pista stia diventando molto molto umida, tantissimo sottosterzo. No, non può, non ce la fa. Vado a vedere per curiosi, mamma mia, no, direi che adesso non è più il caso. 43,9 il settore centrale migliore di Brown, è passato in 48,5 Miche, quindi assolutamente nulla di fatto. Brown, no, primo settore tutto sommato Miche era messo bene, perché Brown... Mamma il Blanchimont, che controllo che ha fatto. Non si sta in pista, confermo, sottoscrivo e firmo due volte. Ma ci riprova? No, dai. No, ha sbagliato, secondo me si è addormentato. Semplicemente, è andato... Sì, si è addormentato, nel senso, ha detto, oh mamma mia, perché sto tornando di nuovo sulla fotocellula del traguardo? Magari per registrare un tempo. Potrebbe anche essere. Intanto vedo che ci sono anche dei tifosi di Brian in chat, quindi... Insomma, ce ne abbiamo per tutti i gusti. C'è un tifoso d'eccezione per Real Brown. Brown è sempre accompagnato dal buon Mauro, solitamente. Detto questo, in questo momento in pista c'è solo Filippo con le intermedie. Con le intermedie. Ma forse Filippo, adesso non sappiamo quelle che saranno le previsioni in gara. Se ci fossero queste condizioni, Filippo sta facendo una cosa decisamente saggia. Sì, assolutamente. Oppure vuole sfruttare questa situazione per fare qualche giro, prendere confidenza anche in queste situazioni. Vedo delle gomme a mescola intermedia anche nel box di Rossi. Vediamo se il pilota che questa sera veste i colori di casa Racing Point uscirà in pista in questi 2 minuti e 40 finali. C'è anche, vediamo, allora c'era la vettura di scuderia attualmente in una posizione che però stava tornando ai box, veste i colori Alfa Romeo scuderia, anche lui debuttante insieme a Jack 93 e a Scarsonico Matteo Profilo e anche Matteo Profilo, giustamente sono in 4 stasera. Adesso se i piloti quindi sono usciti con gomma intermedia 2 minuti dalla fine, potrebbe esserci o un inizio di gara bagnata oppure una gara da full wet. Mi sta venendo il dubbio perché comincio a vedere le gomme intermedie in diversi box. Filippo è già uscito in pista, Hiroshi è sceso in pista, le hanno montate anche Brian e Quonnos. Dubbio lecito, direi. Perché diciamo sarà... uno... Mi veniva il dubbio che è un caso isolato. In 4. Però c'è da dire anche questo. Kaiser Massi e Hiroshi sono usciti con gomme medie. Non vorrei che a questo punto o hanno fatto un errore loro, perché magari se la gara inizia asciutta, partire con le gomme medie e rimane asciutta ovviamente potrebbe essere una buona giocata per poi avere le gomme soft nel finale. Non me la spiego partire e fare una qualifica con le gomme medie e una gara bagnata. Vediamo, è molto interessante da questo punto di vista strategico. Sono in pista Filippo, scuderia, Hiroshi, Quonnos, Brian. Avremo occasione di vedere un giro cronometrato da tutti e tre, almeno così per avere un rilevamento di quello che è il loro potenziale. Filippo intanto paga lo scotto della pista bagnata, un errore alle comb, mentre alle sue spalle sta arrivando, se non vado errato, proprio Brian. Scuderia. Tanto Hiroshi è il primo a lanciarsi con queste gomme intermedie, sì. Quindi possiamo andare a vedere quanto fa nel T1. O Rouge. Andiamo a vedere, qui un punto critico posteriore che si alleggerisce nello scollinamento, bisogna stare tanto attenti. Vediamo Hiroshi 31,5, 31,6. Quindi diciamo già in un primo settore si perde un secondo e mezzo, il secondo settore è ancora più guidato, ci sarà ancora più da perdere.
vediamo un po' quelli che saranno i passi. Brian intanto si è appena lanciato, si è lanciato anche Quonnos. Ed è in pista anche Scuderia. Vediamo Quonnos sul Kermel. Sì, infatti era proprio sul Kemmel. 31.6 Hiroshi nel primo settore, 31.8 Quonnos, non lontano, mentre c'è la bandiera a scacchi. Brian no, molto più alto, 33.2. Secondo me si è preso uno spaghettino. Allora Filippo, Filippo intanto si ritira. Hiroshi passa 22.6. 22.6 settore centrale. Quonnos è largo in uscita dalla curva Bruxelles. Jack sta arrivando ora sul traguardo, ma prenderà bandiera, quindi non vedremo un giro, se non vado errato, che non si era ancora lanciato. Infatti no. Vediamo, Hiroshi chiude in 53.3. Quonnos passa adesso al T2, 23.4. Ovviamente dopo l'errore che aveva fatto. Sì. Allora vado a vedere anche gli intermedi. Dovrebbe essere molto più in linea con Hiroshi nel settore centrale. 50.9 per Hiroshi, 51.6 per Quonnos. Diciamo che in queste condizioni sicuramente Hiroshi si è trovato subito meglio. Guardando la... Vabbè, però da questo punto di vista l'esperienza è qualcosa che conta. 53 basso per Hiroshi, 54 netto per Quonnos. Brian invece ha... credo che abbia abortito il giro perché è arrivato altissimo al T2. Hiroshi forse, vado a verificare, 37 nell'ultimo settore. L'ultimo settore è stato più veloce Quonnos di un decimino, 36. Diciamo che Quonnos ha perso tutto nel settore centrale, in quello più guidato. Tanto abbiamo altri sostenitori di Brown. Andre. Sarà una gara interessantissima, ma molto molto interessante. Molto interessante. Intanto sarà interessante vedere quelle che saranno le condizioni meteo all'avvio e vedremo un po' quello che succederà. Interessante ovviamente soprattutto per Kaiser Massi ed Hiroshi, che partono in top 10, partono con la gomma media. Sarà interessante vedere anche Miche, perché scatterà dal fondo, ok il passo, ok la velocità, ma si dovrà comunque far strada nel gruppo. Devo ammettere che almeno guardando il primo riferimento cronometrico, Filippo sta accorciando rispetto al gruppo. Spesso l'abbiamo visto in difficoltà ben peggiori e considerando questa tipologia di tracciato, essere a 3 secondi significa aver accorciato abbastanza. Assolutamente sì, poi io ovviamente non conosco nel dettaglio il buon Filippo, ma guardandolo le altre volte, come hai detto tu, pareva in difficoltà, in molta difficoltà. Ovviamente bisogna vedere anche qual è il suo impegno tra virgolette in allenamento, perché sì, la Formula Open comunque non è un campionato ufficiale, quindi magari sì che una volta al mese ti permette l'accesso ai campionati FIT, però magari ci sono anche piloti che la prendono alla leggera tra virgolette: mi faccio questa gara, mi passo una serata di svago e vedo cosa posso fare, ecco. Quindi la Open permette anche questo, ecco. Assolutamente sì, ovviamente è un impegno meno pressante, è anche un'occasione per i piloti che magari si trovano a far fronte a una stagione più impegnativa dal punto di vista degli impegni personali, a non abbandonare la community ma a tenersi comunque attivi senza obblighi di presenza, di allenamento, con l'iscrizione libera possono partecipare alle gare che vogliono. È un modo di tenersi attivi, rimanere nella comunità sapendo che magari la vita in quel momento gli sta dando molti più impegni e non c'è la possibilità di prendere parte ad un campionato di 20, 21, 22 gare o comunque almeno una ventina di appuntamenti dove sei praticamente impegnato 3 settimane su 4 al mese. Ma anche se fosse 10 gare, comunque poi alla fine per arrivare al livello che sia nei campionati ufficiali FIT comunque ci vuole una buona dose di allenamenti settimanali e giornalieri. Quindi, che è successo?
Niente, non ho visto niente. Ho sentito, ho detto oddio, è successo qualcosa. No, no, non ho sentito niente. Molto bene, molto bene. Detto questo, vetture che intanto hanno lasciato la griglia di partenza, tutto quanto regolare, giro di formazione che quindi si andrà a completare per una gara che è al 50% della distanza reale, 22 passaggi complessivi sul circuito di Spa-Francorchamps, che dopo l'ultima modifica, la più tra virgolette recente, che è stata effettuata alla chicane del bus stop, misura 7 km netti, per la precisione 7.004 metri, giusto un cecio di più dei 7 chilometri netti. Prima frila quindi per Real Brown e Peppe Alonso, Matteo Profilo e Brian in seconda fila, davanti a Kaiser Massi e Quonnos in quinta e sesta posizione in terza fila, quarta fila per i Roshi e Devil Fire, quinta fila per MV Scuderia 87 e Scarso Nico, chiudono F1 Check 93 Filippo e Miche, che anche lui sceglie gomma media, gomma media anche ovviamente per Kaiser Massi e di Roshi che ci si erano qualificati, e per F1 Check 93 che scatta dalla casa la numero 11 dello schieramento in sesta fila. Attenzione, i piloti dovranno fare molta attenzione, soprattutto quelli con la gomma media, perché quelli con la gomma soft magari hanno meno da perdere, magari un contatto, montano la hard e vanno in fondo, ma compromettere la scelta di avere poi la gomma più veloce a fine gara per i piloti che invece hanno montato la media sarebbe un gran peccato. Assolutamente, assolutamente sì. E invece potrebbe essere interessante vedere se i piloti con la media l'hanno azzeccata, tra virgolette, nel senso che sì. Magari a metà gara ci sarà uno scroscio di pioggia. Bravo. E loro ci arriveranno in maniera molto tranquilla, ecco. È lì infatti che volevo arrivare, anche alla possibilità che ci siano delle condizioni meteo avverse a fine gara. Guardando il cielo in questo momento sembra non esserci nessuna preoccupazione in merito, vedremo cosa succederà. Ultime vetture che si stanno per andare a posizionare sulla griglia, e allora attenzione perché le luci rosse dei semafori vanno ad accendersi, tutto pronto per la partenza della Formula Open a Spa-Francorchamps. Partono le vetture, allora vediamo, ottimo scatto da parte di Real Brown, non eccezionale, perché non so, affiancato da Matteo Profilo all'interno, che si fa quasi vedere anche nei confronti di Real Brown, largo Peppe Alonso, largo, largo, largo per evitare contatti, gruppo che sfila, credo comunque in maniera regolare, attenzione interno, Brian su... Quonnos all'esterno, Quonnos all'esterno di Kaiser Massi e Alonso. Vanno in tre, Brian, Matteo Profilo, Peppe Alonso, occhio perché lì c'è poco spazio, mamma mia, alla fine Brian mantiene la posizione, attenzione anche dietro con Kaiser Massi. Kaiser Massi ancora interno, si infila, oddio, dentro Miche dentro, attenzione in tre non ci si sta, che rischio alla fine quando sva largo, mamma mia che manovra di Miche, che partenza ha fatto Miche da tredicesimo a sesto in metà giro. E c'è stato anche un lieve bacino, attenzione, mamma mia, occhio lì, mamma mia, che no, devo dire che Kaiser no. Kaiser Massi e Quonnos in questo primo giro non se ne stanno risparmiando, anche perché Quonnos sa che ha la gomma più prestante, non può permettersi di perdere tempo dietro un pilota con le medie, e invece Kaiser Massi ha fatto valere la legge, si è messo davanti Miche, è già negli scarichi di Roshi, totalmente incollato. C'è stato un Quonnos, eh sì, è uscito molto molto porca forte, porca miseria. È uscito da molto forte e arrivare già al Blanchimont con tutta la macchina davanti ai Roshi vuol dire che in trazione ha fatto un grandissimo lavoro. Stavamo dicendo che poteva essere una croce tra virgolette partire ultimo, anche perché la Source non è mai facile al primo giro anche con 13 vetture, e invece lui è stato molto molto bravo, infatti si ritrova quinto. Attenzione Matteo Profilo negli scarichi di Peppe Alonso, vicinissimo Matteo Profilo, così come però Peppe Alonso è anche incollato all'alfa di Brian, mentre fa un po' di margine Real Brown. Alonso esterno. Peppe Alonso. Ah, vediamo, occhio perché qui c'è poco spazio, si sfiorano
si difende Brian, ha provato a affondare la staccata all'esterno Peppe Alonso, non c'è stata però l'opportunità per lui di rimanere davanti. E quindi Real Brown approfitta di questa situazione e giusto adesso sta proprio per portare lì al limite, al secondo di vantaggio. Eccolo qui, diventa un secondo e uno, un secondo e due. Questo è molto importante perché dal prossimo passaggio ci sarà la possibilità di attivare il DRS largo di Matteo Profilo, che la perde a Puon e perde la posizione su Miche e anche sui Rossi all'esterno. Gran sorpasso, peccato perché era incollato al trenino. Miche impressionante, è già a ridosso del podio a meno di due secondi dal leader, partiva ultimo con gomme medie. Sì, scuderia intanto scuderia. Passa Oscar Sonico, oh, a muro. Oscar Sonico, no, muro e safety car virtuale, virtual safety car. Ah, l'ha persa in trazione uscita da Stavelo là. Sì, non è facile perdere la macchina, però bisogna stare attenti perché se si va a pizzicare il cordolo interno il rischio aumenta e non di poco. Vale un po' il discorso anche per Blanchimont e per Puon, ma anche il cordolo esterno non scherza a Stamelot, perché poi c'è quel piccolo salta. Oh mamma, avevo visto, occhio perché Peppe Alonso ha approfittato alla grande di un Brian indeciso e prende la posizione immediatamente dopo l'esposizione della bandiera verde nei confronti di Brian. E ora anche Miche, Matteo Profilo anche sui Rossi, anche, mamma mia, Miche interno, attenzione Brian esterno su Peppe Alonso e la grande manovra di Brian. E Peppe Alonso si deve accodare, occhio perché prova a rispondere, forza d'incrocio in discesa verso Rivaci interno, pochissimo spazio, infatti alla fine deve resistere Brian, spettacolare grande ripartenza di Peppe Alonso che ha approfittato di un Brian appena distratto e il primo anche ad entrare. Oh, uno Michè. No, speriamo non abbia rotto nulla. È andato a colpire i cartelli, no, quindi non ha rotto nulla. Credo di no. Mamma mia, manovra un po' discutibile, diciamo. Di sembrata, è sembrata, poi magari parleremo a fine gara. Ma tra l'altro su Matteo Profilo, Matteo Profilo perde un'altra posizione in crisi. Matteo Profilo un po' era partito bene, ora si sta un po' perdendo in questo inizio di gara. Tanto direi che non ha senso, tra virgolette, la bagarre che avevano instaurato Peppe Alonso, Miche e Brian, perché Ariel Brown ne ha giocato tantissimo, due secondi. Non si è fatto pregare. Cioè che due secondi qui a Spa non sono come due secondi, urca! 48,7 ha fatto Ariel Hiroshi, poi 48,4 Kaiser Massi con le medie. E poi è arrivato adesso 48-0 Jack. Però c'è un dato da considerare: la bandiera verde di ripartenza è arrivata poco dopo. Quindi ci sono dei piloti che sono ripartiti meglio di altri perché hanno fatto meno parte del giro con il delta attivato. Attenzione perché Brian ha tolto mezzo secondo. Sì, subito. Brian sta andando molto forte. Diciamo che Miche intanto si riprende subito la posizione sui Rossi, deve ricostruire la sua piccola rimonta che già nelle prime due tornate era comunque stata straordinaria. Gli è andata bene che non l'ha persa definitivamente con quello spostamento, perché lì il muro è anche abbastanza vicino, quindi adesso la curiosità sarà vedere. Intanto Evil Fire, anche lui 3 secondi, lista dei cattivi, secondo a prendere una penalità. Vediamo cosa farà Miche ora che tornerà sotto Peppe Alonso, perché secondo me sulla cartellina se l'è segnata. Sì, anche perché ora, vedendo un pilota con le gomme medie che ha il ritmo di Miche, ovviamente non è mai facile dire va bene, passa avanti, però io sinceramente cercherei di restargli incollato in zona di RS per farmi trainare e andare a riprendere Real Brown. Intanto se prima Brian sembrava riuscire a guadagnare qualcosa, ora invece paga Dazio, sale a 2 secondi e 1 il vantaggio di Real Brown, che segna un 46,4 giro veloce della gara contro il 47,0 di Brian, 46,2 con la media da parte di Miche.
Le due ass. Vicine. Ola! Miche non si fa pregare, dentro subito alla Surs. E avrà il DRS di Brian, quindi giusta la manovra perché non rimane sprovvisto dell'ala mobile per il rettilineo di Lecombe. E occhio, perché Hiroshi è uscito da Dio dalla Surs, eh. Vediamo cosa succederà. Occhio, è un po' lontano. Peppe Alonso invece è molto più vicino a Mike Mai, sfrutta a Mike. A Mike Mai. Non a Mike Mai. È la inflessione professionale del campionato Pro League. Era uscito molto molto vicino a Mike, ha usato tutta la scia per riuscire a difendersi dal ritorno di Hiroshi, riesce a conservare la quarta posizione, momento decisivo per Mike perché ora nel settore centrale deve assolutamente scrollarsi di rosso Peppe Alonso, perché altrimenti può diventare un problema. Assolutamente sì, e l'unico alleato di Peppa Alonso potrebbe essere Brian, che ovviamente si vede che Mike ne ha veramente tanto di più e quindi magari può fungere un po' da tappo. Infatti in questo momento ha perso 2 decimi da Peppa Alonso, Mike. Fucsia. Settore centrale. Fa Mike paura. Che... Mica male. Adesso Mike dovrà pensare, io non credo andrà all'attacco alla basta, penso che aspetterà il Kemmel perché altrimenti si offre di nuovo al fianco. Tanto Brown chiude un altro giro, dietro il gruppo è compatto. Brown 46-9, Brian 46-9, stavolta girano uguali. 46-3, Mick. Mamma mia, col traffico, eh? Col traffico e con una gomma di una mescola in più di gomma. Si fa vedere qua. Perché Brian subito interno non c'è molto da coprire, diciamo che è difficile che qui qualcuno tenti delle follie. Mike DRS aperto, va all'attacco in fondo al rettilineo del Kemmel, protegge il centro del tracciato Brian. Mica è, arriva totalmente a cannone. Brian la prova, niente da fare. Dato uno sguardino all'interno anche Peppe Alonso, ma ovviamente attenzione Brian, errore, scodata in discesa verso bloccaggio. Ribaggio, ma la tiene, mamma mia, Ariel Brown, questa è pesantissima perché aveva 2 secondi di vantaggio su Mike e con questa finisce automaticamente dietro, terzo pilota della lista dei cattivi. 3 secondi per Brown, 3 secondi per Peppe Alonso, 3 secondi per Evil Fire. Mike ha preso mezzo secondo, mamma in mia. Un settore, va forte. Vediamo adesso, sono curioso. Ovviamente ha preso il DRS sul Kemmel e poi ha trovato strada libera. Quindi adesso sono curioso di quanto può fare il pilota Haas in questa sera. Intanto andiamo a vedere questa conclusione del giro numero 6. 1:46.9 per Brown nell'ultimo passaggio. Vediamo se la gomma inizia a cedere. 1:40. Sì, 47.6. Salve! Mamma mia. 45.871 con la gomma media. Da 2 secondi e 2 a 7 decimi, box, ragazzi. Box Matteo Profilo, box anche Filippo. Sulle hard? No. Cerca qualcosa di diverso, direi. Forse un undercut. Ma le hard anche per Filippo. Le hard qui le abbiamo viste, ovviamente. Brown ogni anno sotto cambia. Attacco, scusami, da parte di Mike. Non ci pensa 2 volte anche Peppe Alonso nei confronti di Brian. Niente, ancora niente per Peppe Alonso. Hiroshi rimane ancora alla finestra. Non ci ha pensato intanto 2 volte. Mike si è preso subito la vetta della gara e ora dovrebbe aprire un gap discretamente esponenziale perché settimo passaggio, la gomma soft a qualche segnetto di cedimento dovrebbe iniziare a darlo, la gomma media invece dovrebbe continuare ancora molto. Occhio Peppe Alonso, non è uscito molto bene Hiroshi, affaccia all'interno del buon. Crash. Jack, mannaggia, è un peccato perché Scarsonico e Jack facevano parte dei nuovi arrivati. Scarsonico fuori dopo pochi giri, è stato un peccato perché non abbiamo quasi neanche avuto modo di vederlo. Jack invece ora disconnesso, ovviamente ben sappiamo che avrà modo di rientrare, speriamo che possa farlo. Occhio Peppe Alonso perché è molto molto minaccioso.
Da Stamelot è uscito. Ola! Mamma mia, Peppe Alonso, subito all'esterno. No, esterno Blanchimonte. Arriva. Tocca un pochettino l'erba, mamma mia. No, Hiroshi 3 secondi. Hiroshi 3 secondi, secondo. Dentro Hiroshi! Attenzione, vediamo. Peppe dentro, box. Peppe dentro, box. Miche, 1-4. Occhio, perché è arrivato Kaiser Massi. No, Kaiser Massi. Sono in tre. Perché, alla sono in tre perché Hiroshi non ha spazio e alla fine. Ah! Ha sbagliato la staccata Kaiser, credo. Sì, totalmente sbagliato la staccata Kaiser. Ora io voglio far notare una cosa. Piloti di esperienza, Hiroshi si è totalmente tolto quando ha visto che erano in tre alla Source. Però in teoria forse un po' arrugginito, ma l'esperienza se la dovrebbe portare sulle spalle anche Kaiser Massi, insomma. Purtroppo ha perso proprio la staccata quando bastava. Forse, posso dirti la mia, potrebbe essere rimasto colto un po' di sorpresa da Hiroshi che ha mollato di colpo. Anche. E ha perso un attimo il riferimento. Però lì... lì... in tre uno ci sta che magari molla, te lo puoi anche aspettare che magari uno molla i freni per dire vabbè, passate, però non roviniamoci la gara. Anche perché questo insomma gli rovina discretamente la strategia, perché puntava ad avere la soft nel finale, ora l'unica soluzione per la sosta singola è la hard, non ci sono seconde possibilità. Eh sì. Beh, sarà interessante vedere innanzitutto i piloti con la media quanto la porteranno. Io mi ricordo che gli anni scorsi fino all'undicesimo dodicesimo giro la portavi tranquillamente e poi Hiroshi è uscito fortissimo. Sì, anche lui. Io comincio ad avere un dubbio, forse Brian invece non riesce ad uscire forte da Stavelot, perché prima Peppe Alonso e poi Hiroshi l'hanno passato in un punto dove solitamente dei piloti che vanno tutti quanti forte non trovano il varco e Brian va dentro. Ma Peppe Alonso media comunque. Anche Brown comunque ai box. Io penso una cosa: Brian l'ho visto fare delle grandissime staccate alle Le Combe, ma veramente tanto belle. Si è difeso molto bene e come ha potuto su Miche e soprattutto poi dopo su Peppe Alonso e Hiroshi. Forse deve lavorare un po' più sulla trazione, perché proprio in uscita di Le Combe e anche della Stamelot aveva perso qualche posizione. Eh sì, intanto vediamo. Evil Fire esce in lotta con Scuderia, che arriva lanciato in uscita dalla Source. Attenzione, bandiera gialla primo settore. Brian, no! L'ha persa. Muro esterno. Safety car virtuale. Tanto anche Quannos ha preso 3 secondi e sì, prima non c'era. Questa virtual safety car direi che non avvantaggia Matteo Profilo con queste hard, perché si raffreddano e in più i piloti con la gomma media la potranno gestire molto molto meglio. Oddio, si sono fermati intanto qua. Vediamo, stavo vedendo, intanto ecco riparte la gara, DRS abilitato, bandiera verde. Jack è in terza posizione provvisoria, nonostante sia fantasma. L'ottimo lavoro che ha fatto Codemaster con Lia. Anche troppo. Come direbbe Binotto, dobbiamo cercare di capire. Non guida nessuno e ne ho più forte. Chiediamo ai ragazzi della chat: dobbiamo cercare di capire sì o no? Intanto Miche con 7 secondi e 4 di vantaggio su Hiroshi, sempre leader della gara. Peppe Alonso è primo del resto del gruppo, perché ovviamente ora con il ritiro di Brian la lotta si stringe a lui e Hiroshi e anche Brown, che ora però è chiamato a rimontare perché Peppe Alonso con la sosta è uscito davanti a Brown. Attenzione, bandiera gialla terzo settore, forse Filippo. Sì, Filippo alla bus stop. Coda era vicino a Kaiser Massi, non so se c'è stato forse un contatto. Non credo, vedevo anche perché l'abbiamo GPS visto li vedo vicini. L'abbiamo visto sbagliare anche in qualifica, in uscita dalla bus stop.
che non è così tanto facile la trazione della bus stop, perché ci sono molti avvallamenti e un sì. cordolo esterno che non ti dà una mano, diciamo. Tanto Paolo dice, in fondo si tratta solo di capire. Tanto Miche continua ad andare in gran passo, sta estendendo a 8 secondi il suo margine nei confronti di Hiroshi. Peppe Alonso con Brown a 6 decimi, ovviamente sta recuperando in questo momento, quindi aspettiamo la sosta di Hiroshi, che è 15 secondi avanti. Dovrebbe uscire un 3 secondi indietro a Peppe Alonso, credo. Circa 3 secondi e mezzo. 3 bisogna secondi. Vedere se Real Brown diciamo firmerà un patto di non belligeranza con Peppe Alonso. Anche questo, intanto 45,9 per Mike, 46,8 per Hiroshi, che perde 9 decimi. Vediamo Peppe Alonso rispetto al 46,8 di Hiroshi, per capire quanto sta guadagnando. 45,6, un secondo e due. Non male. Io direi che ogni commento in più da adesso sarebbe non superfluo, di più, perché cioè, sta mostrando un ritmo che è pauroso, e dalla chat hanno detto che usa il pad. Sì, confermo. Cioè, stavo leggendo infatti che J-Sport parlava proprio di questo. Io non ho mai visto un padista che vada veramente così così forte. Perché io sono stato padista. Ricordo gli anni di Mauro. Quelli sì, Andrea li ricorda bene. Mauro era incredibile rispetto alla media. Assolutamente. Anche perché stiamo parlando di Mauro. Stiamo parlando di un ragazzo che ormai partecipa da 6-7 anni. Quindi per chi ci segue dal 2012-13, non a caso lo chiamavamo, ma tuttora io lo chiamerei ancora The King of Pad. Ora sarebbe, no, volante, però. Sarebbe un contenuto interessante, 1v1 da qualche parte in una pista scelta dalla community tra Mauro Gold e Miche. Sarebbe molto interessante. Adesso non ha più neanche il pad Mauro, però. Esatto, sì. Bisogna vabbè, farlo allenare. Una... 2 o 3 mesi allenati solo per quello. Mamma mia, 45,5. Ci chiedono se ha partecipato ai campionati. No, ha fatto qualche social e una gara di Open l'anno scorso. Non ha partecipato alla pre-season. E sono rimasi un po' di sasso quando vidi che non si iscrisse alla pre-season, perché ho detto, caspita, ha tutte le credenziali. Occhio, perché Real Brown adesso è vicino, è molto vicino. Adesso mi sa che Peppe Alonso si dovrà difendere con maggiore energia e guardare un po' più intensamente negli specchietti. Faccio intanto un confronto al volo. Hiroshi, ultimo passaggio, 46,5. Urca come è uscito Real Brown dallo Rouge. Solo 4 decimi persi da Hiroshi nell'ultimo passaggio. Abbiamo perso il DG. Oh no. È un disastro. Lo recupereremo, sono sicuro. Dobbiamo capire. Ah, Matteo Profilo 3 secondi. E per lui anche lui 3 secondi. Nessuno ha più di 3 secondi in questo momento. Intanto anche Kaiser Mazzi va a superare MV Scuderia. Si prende la nona posizione a 2 secondi e 1 da Evil Fire, che però rispetto a Kaiser Massi conta anche 3 secondi di penalità, come anche i due piloti davanti a lui. Quindi Kaiser Massi può accodarsi e guardare da un punto di vista, ovviamente nel limite di quei 3 secondi. Secondo me tra 45 e 4. No, non molla la... Come media non molla, come media continua a migliorare man mano che la benzina va giù. Secondo me tra o questo o il prossimo inizieremo a vedere i piloti con la media, che sono partiti con la media ai box. Intanto la chat, Matte Gerax, Andre mi voleva far correre erroneamente, mi ha mandato un invito anche a me che ammassi. vabbè, era una wildcard, Matte.
No, è perché Kaiser Matt, Kaiser Massi, di facile confusione questa situazione. Ci sta, è capibile, è capibile. Tanto giro 13 di 22, superata la metà gara, Miche continua la sua cavalcata a più di 10 secondi e mezzo di vantaggio su Hiroshi. Compagno di colori di Hiroshi, Brown, che mantiene la terza posizione, non è andato al suo attacco Peppe Alonso, che però vediamo se riuscirà. Intanto Kaiser Mazzi anche su Evil Fire e va al Kemmel, l'altro sorpasso per Kaiser Massi, che ora è a 6-2, mannaggia, che ora è a 6-4, 6,5 per un istante da Matteo Profilo. Comunque prima mi ero messo un board con Miche per far vedere appunto la linearità di guida e la linearità che ha il volante anche se ha il pad. Cioè sembra una persona che sta usando il volante. Direi non male. È incredibile, hai box intanto Miche. Miche, quindi poco dopo la metà gara va a cambiare la gomma media e direi che arriverà una gomma soft senza ombra di dubbio. E ai box anche Hiroshi. Ah, anche l'ala, quindi Miche no, aveva rotto l'ala. E faceva 45,4 vabbè, con l'ala. Signore, arrivederci. Grazie. No, vabbè, ma allora ditelo. Porca miseria, però. Brown esce dietro, quindi Miche fa pit stop, ala, gomme, sempre primo. Hiroshi dietro a Peppe Alonso, è una sfida ass racing point sì. Nelle prime quattro posizioni. Insolita quanto affascinante. Oddio, tra due scuderie che sono state tacciate di copiatrici seriali. Questo lo chi? Dici tu, questo. beh, vedi che si vede che fa l'avvocato, però. Su ste cose. Queste come quando dice al giudice, questo lo dice lei. Fino a prova contraria. Mi dissocio, usiamo in gergo di Twitch. Mi dissocio. Intanto ora ovviamente c'è grande curiosità per vedere quello che sarà il passo di Miche confrontato a Hiroshi, che sono i due piloti che sono, diciamo, a parità di strategia in questa fase finale di gara. Tanto Jack purtroppo non è ancora rientrato. No, non ha avuto modo. Strano, perché o c'è stato proprio qualche problema, diciamo, più importante, non solo, diciamo, di caduta dalla stanza. Ah, Evil Fire 3 secondi, il primo a salire a quota 6 secondi. È pista dove i limiti del tracciato sono belli fetenti. È una delle piste, penso, dove è stato fatto un lavoro con gli avvisi e con i limiti della pista incredibile. Ma quello sì. L'anno scorso era assurda in un senso, quest'anno è assurda in un altro. Non ci sono mezze misure in quel di Cotevallo. Ricordo, e Andrea lo ricorda, nel 2015, forse non tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento lo sanno, ma quando nell'ultima parte di stagione del 2015 arrivò l'aggiornamento di gioco su Formula 1 con le penalità rigorose, lo chiamammo Lodo Luconi. Era devastante. Ricordo piloti totalmente spaesati, Kiat, sì. Kimi, Ema, totalmente spaesati. No. Accumularono tantissime squalifiche. Se non si era abituato, non si era ancora abituato a quel sì. tipo di. Oh, Peppe Alonso in uscita dal con buon Brown, no, esterno alla Fagne. Attenzione, perché prova a rispondere Brown. È ancora un leggerissimo contatto ruota a ruota, mentre appare anche la sagoma della vettura di Rossi dietro, l'altra racing point. Hanno tutti e 3 secondi, quindi in questo momento se la giocano tutta in pista. Posso permettermi è la battaglia una cosa su Jack, pardon. Una cosa che avevo notato prima. Sì. Miche all'uscita delle Lecombe
era 4 secondi e 3. All'uscita della prima della curva prima, urca vacca, 1:43.4. All'uscita 43, della curva prima di Buon era 6 secondi. Ah, cioè, guarda, ti faccio il paragone con Hiroshi, che ha pari strategia e questo giro l'ha fatto senza traffico, 44.7. 1.3 più lento, ovvio. Non è il metro di paragone di Miche, quello è poco ma sicuro, però è l'unico metro di paragone a parità di condizioni. Mamma mia. Occhio Real Brown che ci riprova forse. No, direi di no. Peppe si sposta. Attenzione Real Brown all'ultimo. Niente da fare, Peppe Alonso difende. Ovviamente Hiroshi ringrazia e si unisce al trenino. Sì, in effetti l'attacco di prima all'esterno di Peppe Alonso è stato dovuto da un errore che aveva fatto Real Brown all'uscita del Puon, e gli ha fatto perdere tantissimo. E occhio Hiroshi, che ovviamente con la gomma soft avrà sicuramente molta più brillantezza e quindi lo aiuterà molto in questi attacchi, però potrebbero diventare complicati, e quando si va a trenino tirarsi l'uno nell'altro nel DRS crea problemi. Però credo che la trazione che ha la soft all'uscita sia della Source sia dello Rouge un po' fa. Non è come, beh, sì, non è come piste, diciamo, come Silverstone o come Cina. Che sì, la trazione fa tanto, soprattutto all'uscita della chiocciola, mi riferisco a Cina, però essendo talmente tanto lungo il rettilineo principale, è comunque difficile sorpassare al trenino. Invece qui magari, vediamo cosa succede adesso. Hiroshi è abbastanza lontano, 7 decimi, ma potrebbe esserci l'attacco di Real Brown. Vediamo cosa fa Real Brown in questo giro. Ci aveva provato, costretto all'esterno da Peppe Alonso, la staccata di Lecombe. Intanto Miche fa un altro 43 medio, 43.6 per la precisione in questo passaggio. Ci riprova Brown, ancora tutto interno Peppe Alonso, ancora tutto esterno Brown, che stavolta si infila ben prima della staccata, mette subito la sua Racing Point davanti. E Hiroshi se l'è presa tanto comoda, perché il rettilineo si è ritrovato un secondo. Ma credo che nella sua testa in questo momento, cioè, vabbè, stanno battagliando, aspettiamo il momento giusto. Sì, anche perché ovviamente hanno capito che non ci saranno grandi problemi, intanto perché Kunnos è a 7 secondi da loro con la gomma media, se pensiamo ad Hiroshi. Miche è ovviamente, per ovi motivi irraggiungibili, Hellfire, MV Scuderia se ne stanno suonando. MV Scuderia si è preso la posizione in fondo al Kemmel, perché nel giro precedente si era portato sotto il secondo. No, no, al dopo Kemmel le comb si è preso la posizione, dopo le comb. Dopo le comb si è preso la posizione, perché li ho visti uscire praticamente appaiati. Vediamo che non ci sia una risposta di Evil Fire, che la perde. Mamma mia, virtual. Anche ieri sera in Europe 4 ritiri, 3 virtual e una safety. Qui siamo in media 3 ritiri, 3 virtual. Non c'è abbastanza per il quarto. Intanto Matteo Profilo, Quonnos box. Oddio, con una safety ci può, con una virtual ci può stare, ma infatti va a mettere la soft. Se però è già ripartita, perde qualcosa ha guadagnato, però vale quel che vale. Tanto drive through per Filippo, purtroppo. Eccesso di velocità. Intanto Hiroshi su Brown, ha approfittato la ripartenza. E adesso mette nel mirino Peppe Alonso. Ora sarà molto più facile, perché Peppe Alonso non ha difese, quindi oltre alla gomma. Occhio, perché Brown ci riprova, forse ha fatto un errorino Hiroshi, e così è. Non ha errore senso. Errore di Hiroshi a Puon.
Oh, Hiroshi esterno la fagna, mamma mia. Ci ha riprovato. Occhio, no! Kaiser Maxi al Puon. Eh sì, persa Puon, altra virtual safety car. La quarta. Mamma quanto hanno perso Hiroshi e Brown. 2-7. Ah, mamma mia, sì, vero. Mamma mia. Mancano tre giri. Questi non no good. O è Peppe Alonso che non si sta curando del Delta. Peppe rientra. No, no, follia totale. Ma... totale di Peppe Alonso. Allora ditelo che no, quando dai. Io elogio qualcuno. Credo che sia semplicemente per il giro veloce, che non ha molto senso. Per il risultato in sé della gara è una follia. Addirittura passato da Matteo Profilo, che ovviamente ha gomme hard, quindi vediamo quanto esce Peppe Alonso. Però in tre giri è dura. È un peccato enorme, anche perché la safety car, la virtual safety Hiroshi, car l'aveva aiutato tantissimo. Esterno alle combo. Occhio! Vicinissimi ancora i Hiroshi esterno. Occhio che vanno giù in picchiata verso Rivaggi. Hiroshi la staccata esterna. Maggiore tenuta per la gomma soft. Poi diventerà interno a Bruxelles. Ancora appaiati, ancora i Hiroshi dentro. Bellissima azione tra i Hiroshi e Brown. Ancora appaiati. Hiroshi si mette davanti. Splendida azione fra le due Racing Point. Fantastico. Ah, attenzione, Dead dice che Peppa aveva drive-thru, ma non gliel'ha fatto scontare. Però ditelo che... mannaggia, mannaggia. Però vabbè, qua possiamo prenderla per inesperienza, perché non tutti mettono in conto che sotto virtual non si può scontare. Però già. La FIA fu chiara: nei periodi di safety e di virtual le penalità non si scontano. Diciamo che là, per esempio, ci sono caduto anche io in quel di Hanoi, però ero un po' più borderline perché ho approfittato e sono rientrato nel giro di fine della safety, quindi la gara stava ripartendo. Cosa ho letto, si dice, in chat? Cosa? Che succede? It's a real great battle. Il io, buon no. NC. Ria, è vero! Ah, è scuderia, che... scusa! Scuderia! Scuderia all'uscita di Stavelo. Mamma mia, finale di gara tremendo. Mamma mia. È quello che dicevo a inizio gara. Il clan Real in quel di Racing Point sembra, mi hanno ricordato Ocon e Perez nel 2017 comunque. Tanto Filippo zitto zitto. La porta a casa. Tocchiamo tutto. La porta a casa. Nono staccato. Oh, ancora all'Elecomb. Oddio. C'è stato un contatto. Ha rotto il flap. Ha rotto il flap Hiroshi. Sì. Vabbè. Peccato, perché tutto sommato non c'era bisogno poi. Cioè è una situazione dove c'è uno dei due piloti che è in una condizione talmente favorevole che dopo un po' non serve neanche prendersi dei rischi folli, ma è per entrambi i piloti, secondo me. Poi, considerando l'entità della gara, è un peccato. L'ho detto, sembra mi ricordavano con Perez, tac, uguale, identico. È finita con un flap rotto per una Racing Point. Intanto Miche va sul traguardo, conclude il giro numero 20, va a iniziare la penultima tornata della gara. 20 secondi di vantaggio, gira ancora in 43 medio alto, 43,7 questo passaggio. Jack purtroppo non ha avuto modo di rientrare, quindi non sappiamo cosa. Tanto Peppe Alonso è su Matteo Profilo. Vediamo se tenta l'attacco. Forse l'attacco subito. Esterno. Anche perché Matteo Profilo è su gomma hard. Comunque stavo... prova l'inco... Ah no, è vero, deve scontare... deve scontare il drive-thru, sì. Ovviamente. Deve scontare il drive-thru. Intanto stavo notando, Matteo Profilo ha solamente due giri in più di Brown sulle gomme. Secondo me, a quel punto poteva andare anche lui sulla media. Assolutamente sì. Filippo, perché che l'ha seguito. Assolutamente sì, basta vedere cosa stanno facendo. È ovvio che c'è lo scarico di carburante, ma valeva anche per chi montava gomme medie poi, cioè... Peppe esce subito alle spalle di Quonnos intanto, quindi forse ancora una battaglia per Peppe
prima della fine della gara, è già in zona DRS. Vediamo se è passato al detection point. Sì, vediamo se va subito l'attacco. Pepe Alonso nei confronti di Kwonos, che si difende all'interno. Pepe Alonso esterno, staccata di Lecombe. Pepe Alonso ne ha troppo di più in staccata, si mette subito davanti, salendo in quinta posizione. Mentre Mike Blanchimont per la penultima volta, e poi Bastop che lo affaccia di nuovo sulla linea del traguardo, e a quindi iniziare l'ultima tornata, la numero 22, 44-9. Diciamo che adesso è discretamente più tranquillo, dopo tutto 21 e rotti secondi di vantaggio nei confronti di Real Brown. Ci sono state due virtual e ci possono stare. Ci sono state tante lotte per la seconda, terza e quarta posizione, ma dar 21 secondi in 7 giri è follia. Beh sì, quello sì. Ma si era visto che il passo era monstro. Quindi adesso sarebbe da confrontare. Magari, ecco, tieni a mente questo passo. E poi ne riparliamo alla master. Quando la sport arriverà qui, e no, la master non è un confronto perché è al 50. Vabbè, quello questi... è vero. Magari già la sport può essere un confronto. Raffo, topping. Sarebbe già interessante vedere cosa succederà quando fra qualche mese la master bisogna fare farò tappa qui. Bisogna fare uno screen del direttore gara e poi sì, confrontarlo. Guarda, lo faccio volentieri io. Saranno dati interessantissimi. Dati così dalla Open difficilmente ne abbiamo visti, e potremmo tranquillamente vedere poi quando arriverà. Abbiamo visto comunque gare molto, anche pochi mesi fa c'era Nico Fed con sì, certo, non è che ho detto non si sono mai viste. Ok, ho detto è difficile vederle, ci sono, ma è difficile vederle, ecco. Beh, più che altro, intanto bandiera gialla Mike? No, che sta... va, no, andava piano, ok. Mike quindi vince l'appuntamento di Spa-Francorchamps per quanto riguarda la Formula Open. Real Brown con la Racing Point si appresta a concludere in seconda posizione, dietro di lui il compagno di colori Rossi a 3 secondi. Real Brown seconda posizione, Hiroshi terzo a concludere e a riempire l'ultimo gradino del podio. Matteo Profilo, che con la gomma hard 15 giri chiude in quarta posizione, tutto sommato è tornato dove era quando erano fermi in griglia di partenza prima del via. Peppe Alonso chiude quinto, Kwon sesto, Jack purtroppo chiude in settima posizione, ma ahimè senza guidarla lui ormai da diversi giri purtroppo questa vettura, mentre attendiamo solamente l'arrivo di Filippo, che questa sera ha vestito i panni e le tute di casa Red Bull. E comunque, come dicevo anche in qualifica, si era visto che almeno al netto dei tempi che abbiamo avuto, Filippo si era un pochettino avvicinato. Continua questo progresso, non ha terminato vicinissimo, però c'è di mezzo la testa chiusa. Coda, c'è di mezzo... però l'ha chiusa, perché spesso e volentieri, insomma, era talmente in difficoltà che spesso poi non riusciva a portare a termine la gara. Quindi una lenta crescita, ma interessante ed incoraggiante. Cioè, devi quando è così devi andare infatti ho visto che un po' ha fatto un po' di zig zag, e quindi magari sarà anche felice di averla chiusa, e quello fa felici anche noi, tra virgolette, perché comunque Filippo è dall'anno scorso che corre nella Open, e diciamo che un piccolo traguardo se l'è portato in saccoccia questa sera. Sì, confermo assolutamente. Un podio inedito, sì. Soprattutto con tutta la caciara che si è fatta quest'inverno sulle Racing Point, ne avessi una volta visti due sul podio. Potevano esserci in quel di Turchia, ne abbiamo vista una in pole position, incredibile. No, non commento, mi dissocio. Mi dissocio da quello che ho visto.
Ovviamente si ride e si scherza, però fino a un certo punto. La classifica finale: Miche davanti a Real Brown, Hiroshi, Matteo Profilo, Peppe Alonso, Quonnos, Jack e Filippo purtroppo ritirati, Scuderia, Kaiser Massi, Evil Fire, Brian e Scarsonico. Grande peccato, Kaiser Massi insomma stava risalendo bene, vittima di un errore, Scarsonico fermo dopo pochissimo, non abbiamo avuto di vedere realmente cosa stava facendo. Brian, ottimo primo stint, purtroppo out dopo poche curve, dopo aver lasciato il box fuori a Eau Rouge con le gomme medie fredde, perso la vettura. Peccato, perché era interessante anche la sua prestazione. Chiedo aiuto alla regia se ci sono interviste. Ricordo di no. Mi pare. No. Ok, bene. No, possiamo chiudere. Ricordavo bene. E allora, quindi, andiamo ai saluti finali. Io ovviamente saluto tutti i ragazzi che ci hanno seguito e hanno interagito con noi dalla chat. Grazie alla regia e all'accompagnamento di Andrea Longagnani. Grazie a tutti, buonanotte. E grazie ovviamente all'uomo dei Luca. Bottoni, Andrea Badolato. Ciao, buonanotte. Non perché lavori... E stasera mi sento di rubare una battuta ai Roshi, mi raccomando, a nanna presto, ma solo se Formula Italian Team non è in live, che è un bel modo di dire. Mi piace. Buonanotte! Buonanotte.